Pietro Silandi, chiedo silenzio dal pubblico, che abita nella zona delle Grida. Quando ho comprato casa 25 anni fa, io lì stavo con le finestre aperte in questo periodo e stavo fresco dentro, e da 10 anni ormai che tutte le sere devo chiudere le finestre, mi devo rintanare dentro con i topi perché si muore di caldo, e fuori c'è una puzza incredibile, sembra di essere davanti a un frantoio, dove c'è quella puzza di sanza che dà fastidio, fa venire il mal di stomaco. Io non credo che sia giusto che si debba effettivamente continuare ad avere questo problema. E soprattutto noi che abitiamo in quella zona, io che ho comprato a casa, ho speso 300 milioni 20 anni fa per farla, adesso mi ritrovo a dover cercare di andare via da quel posto, perché per colpa di quelli che mi hanno preceduto, e anche vostro forse oggi, io mi ritrovo a dover stare con le finestre chiuse, e la puzza si va, io sentivo il profumo degli alberi lì, capito? Adesso si arrivò il puzzo dalla mattina alla sera, ma praticamente la notte, e la sera dalle 10 in poi, quando cade il sole, gli alberi sono impregnati di quella puzza. Io ho dei pianti di fighe, così non li posso mangiare perché puzzo, tampano, non servono a niente. Quindi la spazzatura si può poi mettere da un'altra parte, non è perché ce la dobbiamo fare noi a casa nostra, per i nostri figli. Grazie.